Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Allora, oggi è finalmente arrivato il giorno, il venerdì, l'ambito venerdì. Cioè, veramente, per me, io, sapete, parlo veramente un traguardo. Questo fine settimana sarà un fine settimana per me lavorativo, perché ho preso degli impegni, quindi anche nella giornata di domenica, a parte la partita con i ragazzi, che sarà una partita importante, perché dobbiamo superare un gradino. Cioè, devo insegnare a questi ragazzi cosa significa lottare, perché un po' nella loro esperienza, nel loro confronto con allenatori, non è stata positiva. Avevano, come detto tempo fa, avevano avuto, diciamo, ma neanche allenatori, perché in questa età bisogna essere non allenatore, ma una persona, una guida, no? Perché poi arriva anche l'ambito di essere il mister, di fargli conoscere la tecnica e la tattica, però più formare questi ragazzi alla competitività. E io dico sempre che anche nella serata di ieri sera, mercoledì, in campo fino alle 9 meno qualcosa, e fargli capire che è terminata l'età pediatrica, no? È ora che iniziano a crescere. Io ho ancora molti ragazzi dove sull'errore ma neanche ripresi in campo, fargli capire che hanno sbagliato, scaturisce ancora la lacrima per alcuni, e questo non va bene. Quindi devo essere, ma per loro, non parlare più di criticità. Cioè, se vado a criticarlo, loro già pensano che la critica sia una cosa negativa, e invece dico, la critica deve essere costruttiva. Quindi non posso neanche più permettermi, per alcuni, a dire critica, ma devo dire un rafforzativo, perché io dico questo è per rafforzare una determinata abilità che ancora non hai sviluppato, che è ancora bassa. E quindi veramente sto passando con questi ragazzi un periodo difficile, un periodo che devo fargli transitorio, ecco, fargli capire che basta le cavolatine, ma si va in campo determinati. Fargli capire che la competizione ormai è viva, dico, le ho detto anche ieri sera, l'anno prossimo voi sarete nelle classi superiori, quindi ci sarà un cambiamento in voi. Adesso siete abituati ad andare a scuola, essere più grandi, e quindi padroneggiare un po'. La prossimo anno scolastico voi vi dovrete confrontare con ragazzi di 17 anni, 18 anni, se non sono ripetenti, no? Anche più grandi alcune volte, per chi non è dedito allo studio, ma un po', come si dice, obbligato anche dai genitori a portarsi a casa un diplomino per avere un po' più di opportunità, perché alla fine la verità è questa, no? Cioè, molti ragazzi non hanno voglia di studiare perché non hanno, ma è quel periodo dei ragazzi che non hanno voglia, quando inizio magari ad alcuni, mia esperienza, no? Che i genitori dicono, guarda, noi non ti diamo più la paghetta, trovati un lavoretto serale, ecco, quando questi ragazzi iniziano ad avere due soldini in mano, già la visione dello studio si annulla, quindi a scuola fanno fatica, ci vanno perché obbligati, e quindi continuano a ripetere magari lo stesso anno due volte. Poi mettiamo caso, il primo anno, ok, il secondo anno lo ripetono,
poi passano al terzo anno e lo ripetono nuovamente, cioè, quindi escono da queste scuole 19-20 anni. Ho detto guardate che sarà così, adesso padroneggiate, l'anno prossimo sarete gli ultimi, quindi ci sarà un cambiamento lì. Ho detto dovete tirare un po', virgolettato, fuori gli artigli, per difendervi, non perché c'è l'aggressione, essere maneschi, ma proprio il confronto con ragazzi molto più grandi di voi, molto più grandi di voi, perché se mettiamo il ragazzino che fa la prima media si confronta con un ragazzo di 2 anni, quindi, ma quando si va poi sulle classi superiori troverete ragazzi di 6-7 anni più grandi di voi, quindi dovete imparare a difendervi, difendervi, vi ripeto, non dalle aggressioni, dal bullismo, questo sia mai, però il confronto ci sarà. Quindi dico, anche nelle partite di calcio che voi state facendo, molti di voi, dico, non hanno ancora imparato cosa sia la competizione. Ho detto, la competizione ve la troverete per tutta la vostra vita, non solo la domenica mattina in campo, in una gara di calcio, ma sul posto di lavoro, nello studio, ma dovunque troverete la competitività. Dovete essere competitivi per portare in luce le vostre caratteristiche, le vostre abilità. Beh, comunque, stavo dicendo, avrà un fine settimana pieno e già sono stanco solo a pensarci. Quindi, vabbè. E di cosa parliamo oggi? Vabbè, ci sono tante notizie, tante, perché, ma veramente dallo sport c'è la presentazione della nuova Mercedes, e infatti ne parlerò ampiamente. Poi c'è una chicca che ho trovato sull'Alpine, presentata anch'essa, sulla Ferrari, a me ha fatto piacere, dopo spiego anche il perché, ma c'è una piccola che stamattina nel traffico della tangenziale di Milano, tanto ero fermo, andavo a passo d'uomo veramente questa mattina, traffico molto intenso, allora mi sono dedicato e ho iniziato a girare un po' di siti, Google News, io mi affido a Google News, e ho trovato una bella chicca, una bella notizia su Marte. Qui parliamo di Marte, visto che l'altro ieri, nella scorsa puntata, abbiamo parlato di questa azione fatta dell'America nei confronti della Cina su questo pallone sonda, e invece tutti dichiaravano all'inizio che l'America ha abbattuto l'ennesimo UFO. Torniamo di nuovo allora nello spazio, dicendo che una sonda ha immortalato, e qua viene la notizia, esce fuori così: trovato un orso su Marte. Un orso. Allora, invece, che cos'è? Mi ha incuriosito, sono andato a leggermi tutto l'articolo. È praticamente, che cos'è? Praticamente questa sonda ha fotografato questo vulcano, perché era un vulcano nell'era passate, fu un vulcano, e ha praticamente, si vede faccia, occhi, naso, e proprio le sembianze della faccia di un orso. Bella scoperta. Qua ritorno a parlare di nuovo su Marte, ed è praticamente, alla fine, vi ricordate nella prima sonda Viking 1 che immortalò il viso, adesso non mi ricordo bene come venne il nome, però alla fine cosa è successo? Che era praticamente un gioco di luci e di ombre. Invece questo qua subito è stato riportato, per non fare di nuovo l'ennesimo chiacchiericcio, sono state scattate molte più foto da varie angolazioni, dove hanno visto che praticamente, poi analizzando il luogo, le conformità e tutto quanto, praticamente sono i due occhi, sono due bocche di vulcano. E qua di nuovo si ritorna sulla questione di mandare dei rover, perché sappiamo che nei dintorni di un vulcano, durante le eruzioni, ci saranno rocce, minerali da andare a scoprire, andare a
a vedere le conformità di queste rocce. Ma io ritorno di nuovo sulla questione acqua su Marte. Io mi sono iscritto a un sito dove praticamente riportano piccoli video e foto fatti dai tre rover, prese tre, perché ce ne sono di più, c'è anche quello cinese, però da quello cinese non arrivano notizie. Io per quello più di una volta ho provato a fare delle piccole ricerche, ad aggregarmi a magari a foto o video rilasciati da questo rover, ma non ne trovo. Ci sono solo Spirit non mi ricordo. Leggo talmente tante cose che poi alla fine non riesco a magari, ad esempio in questo caso, ricordarmi il nome dei rover presenti su Marte. Ma stavo dicendo che ancora ci sono foto dove fanno vedere che alle sommità o nelle vicinanze di chiamiamole colline barra montagne, proprio alle pendici, si vedono queste ombre, oppure solchi, proprio come se in epoche remote ci fosse un ruscello, ma si vedono proprio dei residui, no? Qui ha fatto vedere dove questi rover fanno piccole trivellazioni, dove vanno ad analizzare dove è possibile, quanto è possibile la composizione del terreno. E qua mi fermo, perché ci sono ancora altre notizie su Phobos, di nuovo l'ennesima dichiarazione sia da parte sovietica sia da parte americana, quella cinese ovviamente, che ci sarà una missione. Qui non lo faranno ovviamente per ciò che sta succedendo anche in Ucraina, anche se è sbagliato, perché la scienza, conoscere, lo scoprire dovrebbe essere di tutti, no? Quindi mettere insieme le forze, qui parlo Cina, America, Europa e Russia, e fare una missione sarà complessa, come dicono, però andare a fermarsi su Phobos sarebbe molto importante per vedere, per conoscere, per andare a scoprire nuove cose. Quindi questo parla uno scienziato, però sapete, finché parla uno scienziato, ovviamente il loro lavoro, la loro dedizione è capire molte più cose, anche se questo sapere costa, alla fine costa veramente tanti milioni, qua si parla in dollari, ma tanti milioni di dollari. Poi a proposito dello spazio, mi sono visto su Focus una dichiarazione fatta da un italiano su quello che riguarda le missioni shuttle, dalla prima all'ultima. Hanno fatto vedere le immagini dei due shuttle, praticamente che uno è esploso durante il tragitto per uscire fuori dall'atmosfera terrestre, l'altro vi ricordate che esplose durante la fase di rientro, è successo un guasto durante la partenza, si staccò qualcosa dai serbatoi supplementari, andò a colpire le piastrelle, perché alla fine sono delle piastrelle termiche ciò che proteggevano lo shuttle nel rientro da questa enorme calore che deve attraversare per rientrare nell'atmosfera terrestre. Ha fatto vedere i costi di mantenimento per missione dopo missione, cioè il costo per mandare lo shuttle si parlava di 110 milioni di dollari ad ogni missione. Quello che poi ha fatto capire non è solo il costo tra mandarlo in orbita e il suo rientro, ma era proprio un costo di manutenzione di questo velivolo spaziale. E
ci sono molti progetti, ce n'è uno molto interessante che è di una capsula tipo lo shuttle, però sarà molto più piccola, molto più maneggevole, con qua i costi di manutenzione saranno di un 30%, in realtà ho detto 25-30% in meno. Quindi si sta studiando su questa nuova navicella, potrà fare molte più missioni, diciamo il tempo, perché lo shuttle aveva, perché si facevano missioni molto staccate uno dall'altro, perché era proprio la manutenzione richiesta da questo velivolo che era veramente tanta, perché ogni volta immaginate che lo shuttle veniva smontato completamente, perché molti particolari poi avvenivano, ovviamente immessi, introdotte nuove strumentazioni più precise, l'evoluzione, qui poi si andava a parlare anche sul peso del velivolo, quindi che dalla prima missione all'ultima svolta, diciamo, c'è stato una serie, un'evoluzione del mezzo con uno snellimento per quello che riguarda i pesi, fattore importante. Infatti su questo nuovo velivolo, diciamo, si riprende in mano ancora diciamo la progettazione del vecchio shuttle. Vabbè, comunque sono cose belle, perché poi hanno fatto vedere nella sede di Torino a Linia, hanno fatto vedere anche i nuovi moduli che dovranno andare prima in orbita e poi dove verranno testati e poi posizionati. Questo è diciamo la cosa dovranno fare questi moduli. Poi queste sedi abitative che verranno posizionate prima sulla Luna e poi con la loro evoluzione, la nuova, verranno portate su Marte. Hanno fatto vedere questi moduli abitativi, immaginate che c'è uno studio talmente complicato, talmente fatto anche sulla psicologia dell'astronauta, che addirittura faceva vedere su questo veramente piccolo spazio dove saranno gli astronauti, ha fatto vedere, diciamo, i servizi igienici, che anche sui servizi igienici c'è praticamente un vetro dove consentirà all'astronauta di vedere l'esterno di questo modulo. Questo perché abitua all'astronauta a non essere solo, immaginate, cioè fin dove, infatti spiegava i materiali usati, il perché, il per come delle cose, e addirittura si sono soffermati anche nello studio anche sulla psicologia, che sarà molto importante, si baserà sulla psicologia degli astronauti. Beh, comunque dai, l'angolo di questa chicca l'abbiamo fatta. Passiamo alla Formula 1, torno indietro sul calcio, ma quello dilettantistico, perché vi devo portare alla luce di ciò che sta succedendo. Magari frega poco, però a me sta cosa mi sta prendendo in prima persona. Ecco, e qual è la motivazione? La motivazione è che non ci sono in Italia, non ci sono più arbitri, cioè non ci sono nuovi giovani, chiamiamo giovani, ma qua la Federazione Italiana Arbitri sta richiedendo veramente a tutti la possibilità di accedere a corsi e mettersi a disposizione per il settore giovanile. Qua poi, vedendo ciò che è successo nelle ultime partite, poi ho chiamato vari amici dove facciamo lo stesso hobby e così ci siamo un po' confrontati. Allora, immaginate che due partite fa ho avuto un giovane arbitro, immaginate che era un 2005, cioè io gioco con il 2009, è come se avessi avuto un altro giocatore alla fine, no? Con Tutor,
con il tutor chi è? È quella persona che sta a bordo campo, analizza le azioni dell'arbitro, che però, ecco qua che arrivo alla problematica, è che però non può intervenire nelle decisioni arbitrali. Vi dico questa, questa domenica avevo nuovamente un giovane arbitro, questa volta era una ragazza, aveva 17 anni questa ragazza. Il tutor era una persona di sesso femminile, perché devono entrare, infatti io ho chiesto, ho detto guarda, semplice curiosità, mi ha detto subito è per un fattore di spogliatoio. Non possiamo, la federazione ovviamente non può, questo vabbè, comunque io non l'ho capita sta cosa. Comunque, la federazione dice che nello spogliatoio, se c'è un arbitro femmina, deve esserci un tutor femmina. Per il maschio, ovviamente il maschio. Questa non possono entrare nello stesso spogliatoio, non so, un arbitro maschio con un tutor femmina e il contrario. Vabbè, però la cosa che mi ha dato fastidio è che ha fatto un errore veramente clamoroso, ed è un errore fatto sul fuorigioco, perché io avevo la mia punta all'interno nella mia metà di campo, dove diciamo un mio giocatore ha dato palla nello spazio, lui è partito dentro la metà si è trovato a tu per tu con il portiere, ovviamente l'ha presa e l'ha buttata dentro. L'arbitro fischia, alza la mano, come dire fuori gioco. Infatti io gli ho detto guarda, io cerco di non essere aggressivo, perché capisco la giovane età, la non esperienza, questo credetemi, io ci sto attento, perché è difficile, sbaglio da una parte, no? Perché mi metto nei panni scusate, dell'arbitro giovane, però sbaglio. Allora gli feci notare con insistenza, ma è sempre, non essendo neanche, senza usare volgarità, parolacce, torpino, no, assolutamente no. Poi ho detto guarda, è partito da dentro la mia metà, quindi non è fuori gioco. Chiesi al tutor di intervenire, ma ha detto guardi, noi siamo qua per controllare ed analizzare l'arbitro. Faccio, ma non è possibile, cioè un arbitro senza esperienza va corretto sul posto, al momento. E vi dico di più, nella giornata di ieri, giornata impegnativa, lavorativa, ieri non sono riuscito a fare nulla per la radio, ho fatto una chiamata, ho chiamato un amico che però lui è nei più grandi, diciamo ci scontravamo in campionato, virgolettato scontrato in campionato, con gli allievi, con i ragazzi 17-18 anni, 18-19 anni. E così gli chiesi questa, ho detto ma ascolta, ma sta succedendo anche a te questa problematica di avere passi? Ma addirittura, ha interrotto il gioco per una cosa talmente banale che io mi sono, dice, stavolta io mi sono incazzato, ma lo sai che io in campo l'adrenalina per me è a mille, mi sono rivolto, mi ha dato un cartellino rosso perché ho messo i piedi in campo. Cioè mi ha detto ma no, ci deve essere il richiamo verbale, massimo arrivi sul cartellino giallo. No, mi ha esposto subito il cartellino rosso e mi ha detto no, credevo che lei mi venisse ad aggredire. Ma stiamo scherzando? C'è un ragazzino 18 anni, non aveva neanche la maggior età, cioè quindi non aveva neanche 18 anni, e il tutto era a fianco e mi ha fermato dicendo no, non vada ad aggredire il direttore di gara. Ma stiamo scherzando, ma lei ma cosa ci ha preso per gladiatori? Ecco, guarda che questa è una partita di calcio. Vabbè, comunque ho avuto 3 giornate di squalifica per una cosa che non ho fatto, ho messo solo i piedi in campo dicendo ma è impossibile sta cosa. Vedete il problema che sta avvenendo nella dilettantistica. Io parlo di Monza Brianza, perché poi vedendo anche esempio
nella giornata di domenica pomeriggio, così ho colloquiato con il, diciamo, il mister dei miei avversari, e anche lui ha trovato queste. Allora ci sta, c'è e credo che poi alla fine si farà, poi parlando anche col direttore sportivo, di fare una bella lettera alla federazione, diciamo di modificare il regolamento. Non perché in campo arrivano giovani arbitri, no, ma di far intervenire i tutor per correggere l'eventuale errore arbitrale. Questo richiediamo, non richiediamo, vogliamo arbitri di esperienza, super partner, no, vogliamo solo che ci sia l'intervento del tutor all'atto dell'errore arbitrale, che sia, cioè si parla sul clamoroso, ovvio, se la palla esce della squadra con la maglia blu o maglia bianca, no, chi va bene, è una rimessa, ma non dà peso, diciamo, al risultato finale di una partita. Quello che stiamo richiedendo è che i tutor si attivino subito, al momento, all'atto dell'errore arbitrale. Beh, comunque, dai, chiuso anche questo capitolo del calcio dilettantistico, detto magari, visto che lo pratico, detto magari sono piccole curiosità che magari chi magari ha il figlio che gioca, anche qua, vabbè, lasciamo stare, perché i genitori sugli spalti stanno complicando ancora di più, stanno complicando ancora di più il ruolo degli arbitri, perché sono offesi e mille altre cose, che dovrebbero essere i genitori lì contenti a vedersi la partita, a vedere il proprio figlio o il nipote o chi che sia sta lì a divertirsi loro, a divertirsi i ragazzi in campo, invece poi si arriva veramente a delle parole scurrili, delle volgarità che non hanno proprio senso. Vabbè, comunque non abbassiamoci all'ignoranza, come dico io, dico ragazzi, tappatevi le orecchie e continuiamo a giocare. Questa è stata una delle tante frasi che dissi ai miei giocatori domenica pomeriggio. Vabbè, dai, cambiamo argomento. Formula 1, qui torniamo, perché cosa dissi io tempo fa, l'altro giorno? Ho detto, sarà una Mercedes come, a parte che è stata svelata, bella, perché è bella, è bellissima sta vettura. Cioè, io sono rimasto a vedere l'immagine di questa Mercedes, ma credetemi, 5 minuti così a bocca aperta, perché è veramente bella. Devo fare i complimenti all'ingegnere, a chi l'ha progettata, disegnata prima e progettata e assemblata, a tutto l'entourage Mercedes, perché è veramente una bellissima vettura. Sarà una Mercedes completamente, non ci sarà più l'argento che la distingue, la freccia d'argento, ma sarà tutta nera. E addirittura qui c'è una bella foto, ma hanno messo praticamente questo mostro, perché si può dire mostro in questo caso, vicino la moto di Valentino Rossi. Perché? Guardate questa vettura con i colori che hanno fatto, è stata presentata la numero 44 con il 44 verde, color verde come quello di Valentino Rossi, con la scritta Petronas, con quell'azzurro, con quel nero di fondo, ci sono dei già, sembra veramente la macchina di Valentino Rossi. Li cambiate da 44, passiamo a qua, lo mettiamo il numero 46, è la macchina, è il bolide di Valentino Rossi. Vabbè, comunque, ripeto, è una Mercedes completamente nera, ritorna di nuovo nel 2000 forse, 2000 che era nera, le tute saranno anche le tute dei piloti neri, riportano ovviamente i colori, la livrea di vettura. È stata presentata, immaginate, erano presenti tre piloti più Toto Wolff, poi c'era tutto l'entourage, tutto quanto, mille domande
su questa vettura, mille sono state fatte veramente in questo caso. Tutti e tre i piloti si sono messi a disposizione dei giornalisti. Ovviamente le domande sono le solite, fatte un po' a tutti, come le impressioni fatte su questa vettura. E qui c'è stato anche, ma da una parte mi ha, forse non so, forse perché il cuore è al cavallino rampante, no? Però c'è stata alcune domande rivolte, come se non lo sapete, il terzo pilota è Mick Schumacher. E qua sulla cosa, cioè sulla risposta data al giornalista, sono qua in Mercedes per crescere, sono totalmente a sua disposizione. Ma io credevo che Mick Schumacher avesse un cuore Ferrari. Ma mi ha lasciato un po' lì per lì, perché io Mick Schumacher me lo vedo sulla rossa, non dato per il papà Michael, se no qua il nostro Maurizio mi correggi, non Michael, non Mike Michael, ma Michael Schumacher. Però credevo che avesse un cuore rosso Ferrari. Vabbè, comunque la vettura è stupenda, queste sono le parole dette da entrambi i due piloti, a parte anche le dichiarazioni fatte da Mick Schumacher. Si vede, è una vettura nata per vincere. Io l'ho detto perché poi, vedendo le foto di questa vettura, a parte che è bella, è aerodinamicamente da paura, snella, con questa corpo centrale dove parte stretto, poi va proprio, si allarga dolcemente verso le pance, a quest'ala anteriore imponente, a questa flessione d'ala, cioè con la flessione degli elementi dell'ala fatti in maniera armonica, è bella. Poi con questi nuovi specchietti, ancora, vabbè, è una Mercedes, ripeto, che si rivoluzionerà gara per gara. Qui hanno portato tutto lo studio fatto sulla vettura della scorsa stagione, come era logico fare, però diciamo le impressioni sono tutte positive ed è una vettura potente, adesso devo ritornare di nuovo, parlo sulla Formula 1, ma sulla Ferrari, una chicca sulla Ferrari, l'altra è sull'Alpina, è stata presentata l'Alpina anche. È una cosa che mi ha lasciato perplesso, cioè stupito. Immaginate che Alpine ha praticamente sulla vettura 38, dico ben 38 sponsor, una cosa stupenda. Cioè immaginate chi sponsorizza questa vettura, sono 38 marchi, ma molti sono francesi, molti sono asiatici. Ma averne 38 vuol dire che tu hai portato in luce veramente, veramente bene la scorsa stagione. Io lo dissi perché che è una vettura, sarà una vettura molto competitiva, anche l'Alpine. Bella anche, ovvio, se mi metto la papaya, che viene chiamata la papaya, della McLaren a confronto della Mercedes, ragazzi, ma lì per lì, perché sono ferrarista, però è stupenda questa Mercedes. Vabbè, chicca sulla Ferrari, non ci sarà più lo sponsor Mission Window, e da una parte sono contento. Se parliamo di 38 partnership dell'Alpine, contento, ma sono contento che Mission Win non sia più presente dietro l'ala della Ferrari. Perché da quando c'è Mission Win la Ferrari ha fatto poco risultati, cioè è 3-4 anni che è presente, 3-4 anni che la Ferrari
fanno good, come si dice in gergo, no? Quindi sparisce il marchio Miss Win, speriamo che questa Ferrari torni vincente. Ripeto, non ovvio, l'ambizione è vincere, ma dobbiamo essere competitivi. Piccola intervista fatta a un tecnico Ferrari: hanno puntato tantissimo sull'affidabilità di questa vettura. C'è anche un video che parla dei primi passi di questa vettura fatto a Fiorano, anche se presi in lontananza. È una bella sinfonia sentirlo passare questo bolide, perché è veramente ha un suono fantastico. Spero il prima possibile, e qua quando faranno dei test a Monza, perché mi piacerebbe andarmelo ad ascoltare. E niente, dico solo che altre due chicche, poi terminiamo qua, perché per oggi non ho più notizie da darvi. È 2 settimane e siamo di nuovo in pista. Siamo 2 settimane, sole mancano. Immaginate, 2 settimane e queste vetture non hanno fatto ancora chilometri. Io voglio vedere, per molte team che andranno in enorme difficoltà, se la vettura non è stata costruita a dovere. Quindi saranno enormi le problematiche da risolvere, perché i test risolvono tantissimi problemi. E poi immaginate che tante volte si parla di nuovo, perché a marzo ritornerà l'ora legale, e ancora qua si parla sull'abolizione dell'ora legale. Cioè, io dico, è una grande stupidaggine. Perché? Allora, facciamo di tutto sul risparmio energetico, poi vogliamo abolire l'ora legale. Cioè, ci dà più luce, poi cosa si... Ma non è neanche da parlarne su questa cosa. Ma credo che sia un argomento già chiuso. Lasciamolo così. Anzi, teniamo, se riusciamo ad avere un'ora più di luce, cambiamo le carte in tavola. Aspettate, ho ancora una notizia. È uscito fuori dalla comunità europea. Cioè, quindi hanno deciso che dal 2035 non si potranno più costruire vetture né diesel e né benzina. Cioè, ci sarà proprio la chiusura definitiva dei motori benzina e diesel. Io dico, già l'Italia si parla, non al 100%, ma vorremmo tenere almeno un 90%, ma non siamo pronti, a parte che non credo che sia solo un problema italiano, ma credo che sia un problema anche germanico, perché con il gruppo Volkswagen, Audi, cioè la filiera conta. Qua mi piace dirlo, ma conta veramente tantissime persone, tantissimi operai. Come possiamo convertire, perché uno dice, convertiamo le aziende dalla costruzione di motori diesel a motori elettrici. Sì, sembra facile la cosa, ma servono anni per adattare uno stabilimento all'assemblaggio di motori elettrici. A parte quello, la componentistica, cioè tutti gli elementi per assemblare un motore elettrico sono completamente diversi nell'assemblare un motore che sia diesel o sia benzina. Cioè, qui manca, abbiamo la carenza, c'è cioè la carenza della materia prima. Quindi come facciamo? Questa è la mia domanda. L'Italia è pronta, cioè anche a parlare delle vetture elettriche, ma non abbiamo ancora le colonnine. Cioè, a quest'ora, se vogliamo fare nei prossimi 10 anni, l'Italia non è pronta per
la conversione. Non abbiamo, adesso iniziano a saltare, come dico io, fuori come funghetti, le colonnine anche in città, ma non le possiamo trovare solo nel supermercato e in ambito autostradale. Ma avete mai visto una colonnina su una statale? Io ci ho fatto caso ieri quando ho letto la notizia. Io facevo la strada bergamasca, una statale bergamasca, che va da Zingonia quasi a Brescia, no? Si chiama la Francesca. E ho visto che ho conteggiato, cioè con più o meno 30 km. Su 30 km, mi credete che ho visto solo due posti dove si può caricare la vettura, e non erano neanche, perché ho chiesto, mi sono fermato a bere il caffè e ho chiesto al proprietario della piazzola, ha detto: ma sono quelle di ricarica? No, mi fa, queste sono ancora quelle vecchie, mi ha detto. Le nuove dicono che le metteranno, ma la promessa era che dovevano metterle già a ottobre-novembre dell'anno scorso, cioè siamo a febbraio, mi fa, ancora qua non ho visto nessuno. Sono ancora quelle vecchie colonnine che per caricare la vettura servono minimo, mi fa, su una vettura di ultima concezione, lui parlava di Tesla, la, diciamo, adesso mi ricordo la nominata, la nomea, fa quella ad Ali di Gabbiano, che si apre, diciamo, che è la più grossa, ci voglio, stando qui in piazzola, credo sui 50 minuti. Questo dico, molti paesi saranno pronti, io sinceramente la condizione di altri paesi fuori dall'Italia non ce l'ho, ma credo che Germania sia già a posto, la Svizzera è sempre stata una nazione dove ha avuto sempre un passo in più a differenza di altri. Credo che Svezia, Finlandia, i Paesi Bassi, anche loro, se non dico un passo in più, anche un passo e mezzo in più di noi, e l'Italia si dovrà adeguare il più velocemente possibile. Spero vivamente da amante dei motori benzina e anche diesel, che questa legge non passerà così subito, immediatamente, velocemente. Perché a me piace sentire il motore, lo scoppiettio, il borbottio, chiamatelo come volete, ma il suono di un motore e non il fruscio di una vettura elettrica, credo che siano cose completamente, non si può vedere, credetemi, non si può, ce l'ha un mister da noi, ce l'ha, non dico il marchio, magari facciamo pubblicità occulta, ma è un'auto asiatica, e quando la accendi, ha detto: ma cambia, ha detto, ma mettili qualcosa, ha detto, fai come una volta nelle biciclette, ricordate la carta sui raggi della bicicletta, ha detto, mettili la carta, un pezzino di plastica nei cerchi lega, ha detto, magari ti senti, magari cambia, ha detto, ma perché vederla così, mi fa, lo so, fa, io avevo un'auto sportiva, e per lavoro, visto che il ragazzo lavora in centro Milano, fa, mi sono dovuto adattare, mi costa un fottio, perché mi ha detto, mi costa un fottio l'auto elettrica, fa, sono cazzate che costa meno, costa di più, mi fa, a parte il costo iniziale, il costo della vettura, poi ho il problema di trovare le colonnine per ricaricarla, quindi fa, ho due enormi problemi. Vabbè, comunque dai, è vero che il mondo va avanti, è vero che il mondo deve andare avanti, la tecnologia, cioè il futuro dobbiamo cavalcarlo, e quindi dovremo cavalcarlo nella maniera meglio possibile, come si dice, no? Quindi va bene, dai, oggi siamo stati lunghi, 43 minuti, mamma mia quanto. Allora, termino qua dicendo, come solito, tutto qui. Noi, da parte mia, da tutto il gruppo di Radio Carlo, vi auguriamo una lieta giornata, trascorrete un buon fine settimana, le temperature sono buone, e a risentirci a settimana prossima. Buona giornata a tutti!